Carpals manuali, ma quando partecipiamo alle bocchine, sia con l'ascolto, il canto, ma anche Namo Vishnu.
Thank you.
Sincerità prima di tutto. No, sarebbe importante che anche a casa si leggesse qualche verso, perché una settimana è un po' tanto, poi la tendenza è quella di dimenticare, invece magari almeno un verso, due al giorno anche a casa. Allora, siamo al 19° capitolo, al verso del 9° capitolo, che dice Tapami aham, aham varsham, nigrinami utsrijami cha, amritam chaiva mrityus cha, sadasacham Arjuna. O Arjuna, o Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità. Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me. Ripeto, o Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità. Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me. Spiegazione. Grazie alle sue diverse energie, Krishna diffonde calore e luce col sole e l'elettricità. È sempre lui che trattiene le piogge durante l'estate e le lascia poi cadere abbondantemente quando è la stagione. Egli
è l'energia che ci sostiene e prolunga la durata della nostra vita, ma anche la morte che ci attende. Analizzando queste numerose energie di Krishna, vedremo chiaramente che non esiste in lui alcuna distinzione tra materiale e spirituale. Egli è allo stesso tempo l'uno e l'altro. Anche colui che è avanzato nella coscienza di Krishna non li distingue più. In ogni cosa vede Krishna e Krishna soltanto. Poiché Krishna è il materiale e lo spirituale insieme, egli può apparire nella sua gigantesca forma universale, che racchiude tutte le manifestazioni materiali, ma anche nella sua forma originale a due braccia, nella sua forma di Dio, la Persona Suprema, Shama Sundara, che suona il flauto ed è immerso nei suoi divertimenti a Vrindavana. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Sri Chaitanya Manuvishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhamitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Già, questo nono capitolo inizia con un'affermazione importante che Krishna fa ad Arjuna, Idam tute guhyatamam pravakshami anusuyave. Gyanam vijnanam sahitam yajñatva mokshase subhat. Gyanam vijnana sahitam yajñatva moksha se subhat. Allora dice Krishna ad Arjuna: poiché tu non sei invidioso di me, io ti rivelerò la saggezza più confidenziale.
con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Quindi, come abbiamo detto tante volte, Krishna si rivolge ad Arjuna e attraverso Arjuna in realtà si rivolge a ognuno di noi. Quindi, qual è la caratteristica più importante che bisogna avere per poter ricevere questa conoscenza? Ripeto il verso. Il primo verso del nono capitolo dice: poiché tu non sei invidioso di me, io ti rivelerò la conoscenza più confidenziale. Qual è la caratteristica più importante per ricevere la conoscenza? L'assenza di invidia. L'assenza di invidia implica il fatto che in questo mondo materiale tutti sono, siamo, altrimenti non saremmo nel mondo materiale. Quando l'anima entra in questa dimensione materiale, è proprio la caratteristica della. Il suo latente, spiegato il suo latente amore per Krishna, attraverso il guna della passione si trasforma in lussuria. Quindi è il desiderio di gioire indipendentemente da Krishna. E quindi automaticamente sviluppa anche invidia. Quindi è proprio la caratteristica dell'essere umano, dell'essere incarnato. Poi l'essere umano la manifesta più, in modo più esplicito, no? L'animale non se ne rende nemmeno conto, ma quando si arriva alla forma di vita umana, che il libero arbitrio ci permette di liberarci dal karma e dalle conseguenze delle nostre azioni, e quindi anche da tutto ciò che è indesiderabile e che alberga nel nostro cuore. Quindi noi dobbiamo usare bene l'intelligenza e fidarci delle parole di Krishna, perché Krishna ha tutto l'interesse che noi comprendiamo il suo messaggio. Siamo noi che non abbiamo molto interesse per comprenderlo. Perché? Perché c'è questo condizionamento che fa parte della natura materiale. Noi siamo dentro la natura materiale, quindi il condizionamento stesso in un certo senso ci obbliga a mantenere questo stato di coscienza. Quindi per noi deve essere uno sforzo. Ecco perché prima dicevo, dobbiamo sforzarci. Se uno non sa suonare i kartas, batte le mani. Se non ha la Bhagavad Gita, se la procura, chiede, no? Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Perché ci vuole uno sforzo, ma questo sforzo non deve essere fatto come noi pensiamo che deve essere fatto, ma deve essere fatto seguendo le istruzioni del maestro spirituale che ci dice come deve essere fatto. Perché noi non sappiamo come deve essere fatto, o meglio, noi pensiamo di saperlo, ma siccome filtriamo tutto attraverso il nostro condizionamento, il rischio qual è? Che filtriamo anche il messaggio della coscienza di Krishna.
Anche il messaggio di Krishna lo filtriamo attraverso il nostro condizionamento. Quindi ascoltiamo la parola di Krishna, ma questa parola di Krishna si mescola con il nostro falso ego e quindi noi diamo un'interpretazione errata della parola di Krishna. Nel messaggio che ci sta dando Krishna in questo capitolo ci sono degli aspetti importanti da considerare e l'abbiamo sottolineato anche altre volte e ci sono anche nei capitoli precedenti, che in questo mondo materiale ci sono delle persone che sono apertamente asura, apertamente non credenti e non desiderosi di avere questa trasformazione del cuore. Anzi, sono proprio convinti che sia così, punto. E non gli andare a dire niente, perché sennò si agitano. E questo è un tipo di persona. Quindi Krishna ci mette in guardia da questo punto di vista. Non ti illudere, siamo nel mondo materiale, quindi c'è questa possibilità, questo tipo di persone, è il loro spazio, è giusto che ci sia. Ma poi c'è un altro tipo di persona che invece desidera, è come se ci fosse finita per sbaglio in questo mondo, ha voluto fare un'esperienza, ma poi si rende conto che non è un granché. Che c'è qualcosa che non funziona, che non gli tornano i conti, e quindi desidera il cambiamento, desidera riavvicinarsi a Krishna, a Dio. E questi siamo noi, perché altrimenti non eravamo qui ad ascoltare, e insieme a noi ci sono milioni e milioni di altre persone. Okay? Poi c'è un'evoluzione costante, ci sono animali che passano dalla forma animale alla forma di vita umana, gradualmente. Quindi questi esseri umani che arrivano, che sento parlare della coscienza di Krishna, sono 40 anni circa. In questi 40 anni gli abitanti del pianeta Terra sono passati da meno di 4 miliardi a più di 7. È quasi raddoppiato il numero degli abitanti. Quindi c'è un flusso costante di arrivi e di partenze. E chissà quante persone hanno lasciato il corpo e sono andate chissà dove, o hanno preso nascita come esseri, come in specie inferiori. Quindi c'è un andirivieni costante, come andare alla stazione. C'è gente che arriva, gente che parte, all'aeroporto, no? È un flusso costante. Quindi noi dobbiamo tenere vivi questi insegnamenti per noi e per gli altri, no? E affidarci non alla nostra mente che è convinta di aver capito, ma agli insegnamenti del maestro spirituale che ci guidano verso la liberazione da, cosa abbiamo detto prima? Dall'invidia. L'invidia è uno dei sei anartha: kama, krodha, lobha, moha, mada, matsari. Ok. Quando c'è questa liberazione graduale, questa purificazione graduale, allora le parole di Krishna assumono un significato profondo e diventano tutt'uno col tuo cuore. Noi tutte le mattine recitiamo il Guru Vandana, che sono le preghiere al maestro spirituale, e chi ha scritto questa canzone, Narottam Dasthakur, dice: fa che le parole emananti
dalla sua bocca di loto del maestro spirituale, non c'è differenza tra il maestro spirituale e Krishna, diventino tutt'uno col tuo cuore. Chiede al maestro spirituale, ti prego, fai che le tue parole diventino tutt'uno col mio cuore. Perché? Perché lui ha capito che non è facile che il nostro cuore si sintonizzi perfettamente con le parole del maestro spirituale. Quindi il difficile nella pratica del Bhakti Yoga non è comprendere. Il difficile è connettersi. Quindi il nostro sforzo maggiore deve essere per connetterci, per purificarci, per raggiungere la connessione. Una volta che c'è la connessione, arriva tutto. Tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello che dobbiamo ascoltare, tutte le istruzioni che ci servono per progredire gradualmente, un passo alla volta. Non dobbiamo avere fretta. Da una parte dobbiamo avere fretta perché il tempo stringe, dall'altra invece, siccome si tratta di cose molto importanti, si tratta della nostra esistenza, è come se uno ha in mano un oggetto di cristallo, non lo tiene in mano come un oggetto di plastica, perché l'oggetto di plastica se ti cade non si rompe, ma un vaso di cristallo se ti cade non lo aggiusti più, no? Quindi la nostra esistenza va tenuta bene nelle nostre mani. Allora si stabilisce questa connessione e quando ascoltiamo le parole di Krishna, ascoltiamo le parole di Krishna, la nostra attenzione diventa totale e allora le parole entrano attraverso gli orecchi, entrano proprio nel cuore e si stabiliscono nel cuore. E quindi uno fa delle istruzioni del maestro spirituale la sua vita e la sua anima. Altrimenti entrano di qua, escono di là. E la tua vita e la tua anima cosa sono? Le istruzioni di chi? Un po' del telegiornale, un po' della mamma, del papà, un po' di qualche libro che hai letto in giro, un po' soprattutto di quello che ti gira per la mente. Qualcosa devi sempre seguire. Ma se segui le istruzioni del maestro spirituale, la tua vita diventa perfetta e sei perfettamente indirizzato verso la meta. Se segui le istruzioni di chi in realtà non ha la conoscenza, dopo un po' ti ritrovi dove? Nel baratro. Quindi prima di entrare nell'argomento del verso di oggi ho voluto fare questa introduzione perché Krishna la fa. Idam tute guyatamam pravakshami anushuyam gyanam vigyanam. E dice gyana, la conoscenza, io ti rivelerò la conoscenza e vigyana, la realizzazione di questa conoscenza. Quindi come passare dalla teoria alla pratica. Nel verso successivo dice Raja Vidya Raja Guyam. Questo sapere è il re di tutte le scienze, non c'è una conoscenza superiore. Perché andare a cercare altrove? Abbiamo già ricevuto questa grande fortuna.
ma la nostra mente non vuole, perché la nostra mente è legata al nostro falso ego e il falso ego sente che questo è l'inizio della sua fine. E quindi aspetta, no, 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 non troppo, non troppo, non troppo, altrimenti poi io non vivo più. È vero? E invece noi dobbiamo usare l'intelligenza, il sadhusanga serve a questo, e mettere la nostra intelligenza sul tavolo, la nostra mente sul tavolo, i nostri sensi sul tavolo del sadhusanga, e almeno per un po'. Dire, usateli, usiamoli insieme come pensate che sia meglio, renderci disponibili, ok? Sapendo che dopo, magari le cose torneranno come prima, ma non saranno più come prima, perché per un po' abbiamo prestato il nostro ascolto e la nostra attenzione alle parole del maestro spirituale. Quindi Raja Vidya, Raja Gui, Pavitram, Pavitram vuol dire puro, è la conoscenza più pura, Idam Uttamam. E quindi ci fa realizzare il massimo dell'esistenza. Non c'è qualcosa di più, no? Non c'è qualcos'altro nel mondo che ti permette di liberarti dal ciclo di nascita e morte. Non c'è nessuna macchina, nessuno yacht, nessun palazzo, nessun cavallo, niente, nessun paio di scarpe. Se andassi a comprare un vestito griffato, mutti, che te lo metti e diventi un'anima liberata, eh? Avremmo aperto un negozio di abbigliamento. Prego. Sì, indossi questo vestito, quanto costa? Quello che costa, 2.000 euro, 200, 2.000, quello che costa. Lo indossi, pa, diventi un'anima liberata. Ma non esiste niente in questo mondo materiale che ti permette di pavitram idam uttamam, di liberarti, purificarti e raggiungere la perfezione. E pratyakshavagamyam dharmyam, e pratyaksha vuol dire che è sperimentabile. Quindi uno prova, noi il movimento per la coscienza di Krishna, fin dal primo negozietto che aprì Prabhupada, ai tutti i templi che lui ha detto di aprire e diffondere la coscienza di Krishna, serve a questo, sono dei laboratori dove uno entra, mette per un po' a disposizione quello che ha, di solito è più quello che non ha che quello che ha. Raccontavo a Gregorio, io quando sono andato al tempio, ho deciso di partire perché avevo cantato il mantra tutto il giorno e sentivo questa attrazione forte, sono partito. E in tasca avevo 1.500 lire. Era poco, pochissimo, niente. 1.500 lire, me lo ricordo, un sacco a pelo, 1.500 lire. Insomma. Ma sentivo dentro di me che stavo andando verso la ricchezza più grande. E quindi non mi interessava quello che avevo in tasca. Era perché il Paramatma nel cuore ti dice vai, vai. Se c'è sincerità, se c'è volontà di ottenere la liberazione. Quindi pratyaksha vuol dire che è sperimentabile. Quindi uno viene in questo laboratorio e per un po' sperimenta, mette a disposizione ciò che ha, l'ascolto, la lingua, il canto, l'attenzione, la mente, i sensi, l'intelligenza, il falso ego, dice eccomi qua, sono così.
Bene, metti tutto a disposizione. Ascolta. Pratyaksha significa che uno comincia a sperimentare un piacere diverso e a sviluppare una visione diversa della realtà. Quindi è un laboratorio mistico, perché uno entra alle 6 e già a un quarto alle 7, alle 7 meno 10, ha un modo di vedere la realtà diversa. Altro che vestito griffato che te lo metti e ti senti liberato. Qua non c'è nemmeno bisogno di vestirsi di niente. Ecco perché dice Krishna pratyaksha, che è sperimentare. E quindi pratyakshavagamyam dharmyam, quindi alla perfezione della religione. Perché noi seguiamo il Dharma? Dharma vuol dire essere onesti, no? Come dicevo prima, la cosa importante è la sincerità, no? Essere onesti, seguire tutte le regole, no? E a cosa servono i 10 comandamenti? Stabiliscono il Dharma, no? Onore il padre e la madre, stai nel tuo, non cercare di appropriarti, non rubare, non uccidere, non uccidere. Poi quando parli con chi segue gli insegnamenti di Cristo, segui i 10 comandamenti, gli dici: ma c'è scritto non uccidere, perché uccidi gli animali? No, ma vuol dire gli esseri umani. Ma chi l'ha detto? Si sarebbe stato scritto non uccidere gli esseri umani. Come c'è scritto non desiderare la donna d'altri. Non c'è scritto non desiderare il cane degli altri. C'è scritto, cioè, è specifico. Ma siccome uno vuole gratificarsi i sensi e non vuole cambiare le sue abitudini, allora interpreta a modo proprio. Quindi pratyakshavagamyam dharmyam. E se uno segue bene gli insegnamenti di Krishna, qual è la conseguenza? Susukam, che prova una gioia incredibile. Susukam. Sukam è felicità. Susukam vuol dire una grande felicità. Quando si prova questo piacere e si trasforma la nostra visione, allora si comincia a sviluppare fede. E infatti il terzo verso dice Ashaddadana Purusha Dharma Syasya Parantava Aprapyamam Nivartante Mrittu Samsara Vartmani. Coloro che sono privi di fede sulla via del servizio di devozione non possono raggiungerli, ma tornano a nascere e morire in questo mondo materiale. Quindi l'alternativa al raggiungimento della perfezione, quindi lo sviluppo di una fede totale e l'ottenimento di uno stato di coscienza purificato che ci connette perfettamente con Krishna, l'alternativa qual è? Mrityu samsara partmani. Ritornare vita dopo vita a cambiarti le scarpe, a cambiarti i vestiti, a cambiarti la macchina, a cambiare fidanzato o fidanzata, a cambiare per cercare di raggiungere una felicità che è irraggiungibile, come il miraggio nel deserto. C'è l'acqua, ma non è dentro il miraggio. Quindi, fatta questa analisi, Krishna dice ci sono gli asura che proprio non ne vogliono sapere, sono formattati così, questa formattazione viene da peccati commessi nelle vite precedenti, quindi uno non può sviluppare questa visione perché non gli è concesso. E perché non gli è concesso? Perché ha fatto del karma negativo nelle sue vite precedenti. È stato cattivo, ha infranto le leggi del karma.
E questo gli preclude la possibilità di accedere a questa conoscenza. È perfetta la legge divina, no? Ed è giusto che sia così. Magari per un altro tipo di karma ha la possibilità di avere anche la forma umana e magari anche delle capacità o ricchezza o qualsiasi cosa, perché sta scontando del karma positivo che ha fatto, ma per un altro tipo di duskriti non può. È come uno che è sordo, no? Non ci sente niente. Tu gli parli ma non sente perché è bloccato il senso dell'udito. Okay? Così chi non ha fede in questi insegnamenti c'è un blocco nella comprensione e non può. Ashraddhadana. Non ha fede e non vuole svilupparla. Allora, questo tipo di persone, Krishna, in più occasioni dice, lasciateli stare. Il saggio non deve turbare la mente di colui che è attaccato all'azione interessata, dice. E sviluppare compassione, sviluppare un sentimento di amore comunque, perché queste persone sono anime che sono care a Krishna, ma in questo frangente della loro esistenza hanno fatto questa scelta. Quindi con questa compassione, questo sentimento di amore, la giusta medicina. Quindi quando loro incontrano un'anima pia, compassionevole, magari può essere l'inizio del loro percorso spirituale, magari non ne sono consapevoli. Ma può essere l'inizio. Ma noi dobbiamo pensare per noi, dobbiamo essere un po' egoisti da questo punto di vista. Cioè, o come dicono in India, la carità comincia in casa. Io questo proverbio l'ho sentito un sacco di, per un sacco di anni non lo capivo. Cioè, cosa vuol dire la carità comincia in casa? Qualcuno me lo sa spiegare? Che bisogna prendersi cura di se stessi e della propria anima, innanzitutto. Sì, Essere caritatevoli verso gli altri. questa è la motivazione, è il significato che c'è dietro, ma tecnicamente cosa significa? Che soprattutto in India uno fa la carità, no? Bisogna essere caritatevoli, anche qui da noi. Ma per dar mostra di essere caritatevole, uno esce e distribuisce cibo, così tutti dicono guarda che bravo, e poi c'hai i figli che muoiono di fame. Perché in casa non lo vede nessuno e nessuno gli dice bravo o no, eh? Ma fuori lo vedono tutti. Allora, no, prima dai da mangiare ai tuoi figli, sistema le tue cose e poi con quello che hai in più aiuta gli altri, no? Magari saranno meno persone a dirti bravo, ma i tuoi figli non muoiono di fame, la tua famiglia, ok? Quindi noi dobbiamo essere da questo punto di vista egoisti nel senso buono del termine, che noi dobbiamo prenderci cura della nostra anima e della nostra ricerca spirituale, della nostra, del curare la nostra sensibilità spirituale, le nostre emozioni, le nostre compagnie, perché se stiamo in compagnia di persone, materialiste, diventi un materialista subito, immediatamente, dopo un po'. Ti ritrovi a pensare come lui o come lei, ad agire nello stesso modo. È scientifico. Se stai in compagnia di un sadhu, dopo un po' cominci a pensarla come un sadhu. Quindi la compagnia è fondamentale e meglio soli. C'è anche quel detto, dimmi come
E ti dirò chi sei. Esatto. Perché? Perché sei capito nel corso dei secoli come funzionano le cose. Quindi, detto questo, allora ci sono i Duratma, poi ci sono i Mahatma, e i Mahatma si rivolgono direttamente a Krishna e sviluppano con Krishna un rapporto personale, intimo, ok? Entrano nell'energia interna di Krishna. Ma siccome non è facile, anzi molto raro, riuscire a raggiungere questa perfezione, Krishna è così misericordioso e si mette a disposizione in modo indiretto. Quindi questi ultimi versi che stiamo leggendo, io sono il rito, il sacrificio, il burro chiarificato, sono tutta una serie di energie, no? Servono per stimolare nell'anima il desiderio comunque di evolvere, perché altrimenti l'energia materiale tende a tirare verso il basso e verso un'involuzione, no? Quindi invece se noi interpretiamo in modo corretto le parole di Krishna, oggi è venuto qui un signore, no? Che è venuto a prendere il pane perché ha saputo che facciamo il pane. Mi ha detto, no, ma io quando c'è bel tempo vado in campagna, perché ho una casa in campagna. E io ho detto, bravo. E quando vai in campagna vedi la natura, vedi, respiri l'aria pulita, vedi tutto quello che vedi è Krishna. E quindi cerchiamo di sviluppare questa visione, perché Krishna è ovunque. Quindi nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam vengono descritti i tre tipi di persone che riescono più o meno a vedere Krishna. Quindi l'Uttama Adhikari, il Madhyama Adhikari e il Kanishtha Adhikari. Vuol dire il devoto realizzato, il devoto che è uno stadio intermedio e il devoto materialista. No? Quindi colui che vede tutto in me e tutti gli esseri situati in me, sarva bhuteshu ya pashyat, sarva bhuteshu ya pashyat, pashyat vuol dire vedere, sarva bhuteshu, tutti gli esseri, bhagavat bhavam atmani, situati in me, ricordo il terzo rima, bhutani bhagavati atmani. E io sono in loro, c'è proprio questa unione, perché noi siamo parte e particelle di Krishna. Quindi esha bhagavatottama, quando uno sviluppa questa visione, allora è un devoto di primordia. Ma non è facile avere questa visione, perché tu vedi un leone e vai a abbracciare un leone e dopo un po' diventi il cibo per il leone. Ah, ma io pensavo, pensavi di essere così, ma non eri così, altrimenti il leone avrebbe detto Hare Krishna. Come Chaitanya Mahaprabhu quando è andato nella foresta Jarikanda, sono le descrizioni della Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu che vedete che danza, che ha portato il santo nome con tutti i suoi associati, e nella Chaitanya Charitamrita, nella Chaitanya Bhagavat, quindi le biografie più importanti, spiegato che quando passava e lui aveva con sé, in sua compagnia c'era un servitore che lo accompagnava, no? Gli portava i vestiti, gli portava le cose. Quindi lui passando nella foresta cantava Hare Krishna e i leoni hanno cominciato a cantare, gli elefanti, tutti gli animali cantavano Hare Krishna. Arrivò a modo loro. E Isha Bhagavatottama, questa è la visione dell'Uttama Adhikari. E invece, com'è? Ti ricordi? Ishvareta Davineshu, Balisheshu, Vizatsucha, Prema Maitri Kripopeksha, Yapashati Samadhyama. Madhyama Adhikari invece, chi ha la visione, diciamo, intermedia di
fa amicizia col Signore Supremo, amore, sviluppa amore, Ishvarata Dinesh, Ishvara, Signore Supremo, vede, cioè il Bhagavat vede tutti situati in una piattaforma assoluta. Invece Madhya Madhikari vede il Signore Supremo, i devoti, a Dinesh, e sviluppa un rapporto col Signore in un modo, con i devoti, poi vede gli ignoranti che ci sono, che non hanno ancora capito perché esistono, perché vivono, mangiano, dormono, si accoppiano, si difendono, sono ignoranti, non hanno ben chiara la situazione, e Dvitsatsucha e gli invidiosi. Quindi questa, e Prabhupada ci consiglia tante volte nei suoi scritti di elevarci al più presto dalla piattaforma di canista di Kali, di devoto materialista. Quando uno arriva al servizio di devozione è un devoto materialista, quindi non sa granché, era un ignorante fino a ieri. Però poi è venuto in contatto col servizio di devozione, quindi comincia a sviluppare fede in Dio, fede nei devoti, ma comincia ad aprire gli occhi. Okay? Prabhupada dice: dovete fare il possibile per arrivare alla piattaforma Madhya Madhikari il prima possibile. Quindi la purificazione, la pratica portano a questo. E vedere in quattro. Dividere il mondo, se possiamo dire così, in quattro sezioni. La prima, il Signore Supremo, i devoti, gli ignoranti e gli invidiosi. Quindi sviluppi prema per il Signore Supremo, maitri, amicizia per i devoti, kripa per gli ignoranti, compassione, dice vabbè, l'ignorante, io ieri ero peggio di lui. Se non ci fosse stato qualcuno che aveva compassione per me, sarei rimasto, dov'ero? Invece qualcuno è venuto, mi ha abbracciato, mi ha dato un biscotto, mi ha prasada, mi ha detto Hare Krishna, qualcosa ha fatto che ha stimolato in me questa... Quindi, prema, maitri, kripa, compassione, upeksha, evitare. Upeksha vuol dire evitare gli invidiosi. Non dice vai da un invidioso e abbraccialo, no. Upeksha, evita. E gli appasciati samadhyama, così vede il madhyama di Kali. E poi c'è il kanista di Kali invece che archayam eva haraye Pujam yam shraddhayate natat bhakteshu janeshu sabhakta prakrita smrita. Prakrita smrita, questo sabhakta è comunque un devoto. Prakrita smrita è considerato un devoto, prakrita vuol dire materialista. E cosa fa il devoto materialista? Come inizia? Archayam eva haraye. Fa l'adorazione nel tempio. Va nel tempio, nella chiesa e si rivolge a Dio, ok? Pujam ye shraddhayate e fa questa adorazione con fede, ma natat bhakteshu chanyeshu, ma non considera i devoti come persone importanti. La sua considerazione è solo per Dio, ma poi quando incontra un devoto magari lo tratta in modo superficiale, non ha capito che i devoti sono molto importanti perché sono il tramite verso Dio. Perché la considerazione egocentrica che ha di se stesso non gli permette di vedere. E questa è la visione materialista, che mantiene i suoi attaccamenti, io, mio, io, capito? Quello che penso io, altro che quello che pensa Prabhupada, no? Io. Quindi questa visione egoistica della realtà lo fa, è un'anima sincera perché si rivolge a Dio, ma non vuole mettere in discussione il suo falso ego e quindi rimane in una piattaforma materialista.
Allora, noi quando ci avviciniamo alla coscienza di Krishna, partiamo da quel tipo di dimensione, dimensione materialista, e Prabhupada dice: al più presto cercate di arrivare alla dimensione del Madhyama Adhikari, che riesce a interpretare la realtà in modo molto più realista, profondo e chiaro. L'obiettivo è arrivare alla perfezione che è Uttama Adhikari. Ma non possiamo imitare un Uttama Adhikari, come dicevo prima. Possiamo andare nella foresta e dire Hare Krishna, la tigre, perché lei fa un boccone e poi dice Hare Krishna a modo suo. Allora possiamo interpretare la realtà in modo corretto, alla luce degli insegnamenti delle scritture, e vedere Krishna ovunque. Leggevo nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam. Di quando Brahma, dopo aver compiuto 1000 anni di austerità, lo dicevo domenica, no? E aver ricevuto il darshan di Krishna, di Vishnu nel mondo spirituale, vede Vishnu con tutte le sue energie, ha questa visione, e in queste energie c'era anche l'energia materiale, con tutti gli elementi. Quindi noi in realtà siamo già nel mondo spirituale, perché siamo nell'energia, noi siamo Tathasta Shakti, energia di Krishna, e siamo nell'energia materiale che è comunque un'energia del Signore Supremo. Quindi noi siamo già nel mondo spirituale. Ecco perché anche i demoni non ci stanno poi male nel mondo materiale, perché anche questa è un'energia di Krishna. Gli Asura, come dicevo prima, lasciami stare, io voglio stare qua. È un po' come quei carcerati che dopo un po' si sono così abituati alla loro prigione che comunque un piatto di minestra glielo danno. Magari dipingono, fanno cose, hanno sviluppato amicizia con tutti gli altri. E dico, ma è arrivato il tuo momento, devi uscire. No, no, ma io non esco, sto bene qua. È successo a qualcuno. Quindi noi siamo già nel mondo spirituale, ma siamo in una dimensione, nella dimensione materiale del mondo spirituale. Per uscire da questa dimensione dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo meritarlo. Non arriva gratis, giusto? Si paga tutto, no? E quindi bisogna avvicinare il maestro spirituale e chiedere al maestro spirituale cosa devo fare. Tre parole. C'era una canzone che diceva dammi tre parole, adesso noi ne diamo altre tre. Cosa devo fare? E ascoltare le istruzioni e mettere in pratica gli insegnamenti. È semplicissimo. Uno alla volta. Li metti in pratica e dopo un mese, dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, vedi, dopo 3 ore, dopo 3 minuti, no? Vedi i risultati e avanzi dalla piattaforma Kanishtha Adhikari alla piattaforma Madhyama Adhikari. E quindi tutto ti appare nella giusta realtà e vedi tutto in relazione con Krishna. E questa è la visione che ti permette poi di desiderare ardentemente di uscire da questo mondo materiale, dove nascita e morte si susseguono, ma di entrare nella dimensione dove non c'è più tutta questa miseria. E quindi riesci a vedere Krishna, come dice il verso di oggi, che controlla tutto. Il caldo, la pioggia, attraverso gli esseri celesti, attraverso le sue energie, ed è l'immortalità e anche la morte, perché tutto è in Krishna. L'essere e il non essere sono in me. To be or not to be.
Shakespeare ha avuto qualche illuminazione nell'arrivare a questa visione, questi bagliori che arrivano nelle menti che sono più fervide, che cercano, no? Quindi cos'è l'essere o il non essere? E Krishna dice, io sono entrambi, l'essere e il non essere. Quindi impariamo a sviluppare il desiderio di conoscere Krishna. E Krishna si fa conoscere, non vede l'ora di farsi conoscere. Va bene? Hare Krishna. Già, grazie dell'attenzione, salutiamo anche gli amici che hanno ascoltato e non so se avete un dubbio, una domanda, una curiosità. Antonella? Sì, è una domanda intelligente. Perché dovremmo trascendere il mondo materiale, visto che anche il mondo materiale è un'energia di Krishna? È per l'esempio che ho fatto prima. Questa tua domanda sembra quella del carcerato che finisce la pena, oppure che gli dicono, guarda, hai 30 anni da scontare, ma se segui questo processo, fai il bravo, insomma, ti comporti bene, ne fai 15. E lui è un po' che è lì e dice: ma perché io dovrei farne 15 se sta così bene qui in prigione? Vabbè, e resta dentro. Vuol dire che non ha ben chiaro che lui in origine è un essere libero. E quindi così, ha trovato la sua dimensione, ma non si rende conto che fuori di lì ci sono miliardi di persone libere che mangiano, dormono, hanno gli stessi rapporti che hanno lui, ma in totale libertà. Quindi noi perché dovremmo aspirare ad uscire di qua? Siamo così condizionati che non abbiamo nemmeno il desiderio di uscirne e addirittura possiamo arrivare al punto di trovare delle motivazioni filosofiche come la tua, che anch'io ci ho pensato, no? Che dicono, beh, ma anche questa è un'energia di Krishna. Sì, ma è un'energia inferiore, come il penitenziario anche fa parte della società, ma è una casa di reclusione. Non è una casa normale. Non vendono le banche non fanno i mutui per le celle. Giusto? Ancora no, fra un po' ci stanno pensando. Perché sono energie inferiori. E da cosa scopriamo che sono energie inferiori? Oh, ci sono passato davanti al cimitero. E ho visto una scena che non mi era mai successa, ho provato tristezza nella tristezza. Perché di solito ci sono dei carri funebri e c'è sempre 10, 20, 30 persone, no? Intorno al defunto che lo accompagnano per l'estremo saluto, alle volte 200-300 i vigili in uniforme perché magari un personaggio importante, no? Ma ci sono passate e c'era un carro funebre. E c'era solo una signora che entrava in macchina e il carro entrava nel cimitero. Questo era da solo, nessuno che è andato ad accompagnarlo. Poi ce n'era un altro di fianco, anche quello non c'era nessuno. Ha fatto tristezza questa cosa. Ma in un modo o nell'altro è brutta la morte, è brutto.
la brutta la malattia, brutta la vecchiaia. No? Quindi uno, una persona intelligente pensa, ma perché io devo morire? Perché devo invecchiare? Perché devo ammalarmi quando il mio desiderio sarebbe di essere libero da questa sofferenza? E quando uno si fa questo tipo di domande e prega Dio, magari nella sofferenza, Dio viene in soccorso e ti porta la compagnia dei sadhu, le scritture che ti dicono che esiste un'altra dimensione, che è possibile raggiungerla, e lì non ci sono carri funebri, non c'è malattia, non c'è niente di tutto questo, perché è l'energia superiore del Signore Supremo, mentre l'energia inferiore ha queste caratteristiche. Quindi una persona intelligente dice, ah, allora se c'è la possibilità di andarci, ditemi come si fa. E ascolta dal maestro spirituale e inizia un processo di purificazione che lo porteranno o la porteranno. Porteranno questa jiva, in realtà la jiva sono noi siamo femminili, la jiva è femminile. Portano questa jiva dallo stato condizionato allo stato liberato. Quando arrivi allo stato liberato, trascendi la materia e quindi vedi che la materia è servita e serve come energia, perché se c'è vuol dire che qualcuno ne ha bisogno, e questo qualcuno chi era? Io, che avevo bisogno di comprendere qual è la mia vera natura spirituale in connessione con Krishna. Non io il centro, Krishna il centro, noi siamo parti e particelle. E riconosci la validità di questa energia perché funziona perfettamente, è un'energia di guarigione. E quindi ringrazia Krishna come ha fatto Brahma, ha visto Vishnu con tutte le sue energie, che sono degli strumenti di guarigione e di protezione. Bene, ho risposto? Sì, grazie. Prego. Già, sono le... il tempo è una delle caratteristiche del mondo materiale. Krishna lo mette per... infatti anche nella musica è il tempo. C'è la melodia, però il tempo, quindi devi... la melodia deve essere corretta, ma anche in accordo al tempo, perché se vai fuori tempo non è più orecchiabile. Quindi... ma la pratica rende perfetti, stando in compagnia di persone che suonano a tempo, poi piano piano il tempo diventa parte. Magari all'inizio non veniva spontaneamente, ma poi uno si sforza. Io mi ricordo Abhiram, non sapeva suonare né la mridanga né l'armonio. Me lo ricordo. E mi ricordo anche Simone, non sapeva suonare niente quando è venuto. Adesso sa suonare la mridanga, l'armonio. Ayagriva uguale. Quindi la pratica rende... Poi c'è chi è più portato impara prima, chi è meno portato impara dopo, ma comunque tutti possiamo arrivare almeno a un discreto livello. Quindi anche per il servizio di devozione a Krishna, Krishna non pretende che arriviamo tutti a chissà quale livello, però almeno un minimo, con la sufficienza si passa tutto, okay? Quindi sforziamoci almeno di arrivare a un servizio di devozione che sia sufficientemente soddisfacente per Krishna e di conseguenza lo è anche per noi. Già, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.